Ciao Gianluigi. Oh, allora? Io Io sto bene, te mi sa un po' meno. meno, sono zoppo, però tanto non sono io quello che deve correre il mondiale l'anno prossimo. Come stai? Benissimo, benissimo. Sto passando, dopo l'annuncio dell'ingaggio del prossimo anno, credo sia uno dei momenti più belli della mia carriera. Beh, un bel Natale, non c'è male. Tu eri a piedi quest'estate, no? Hai detto che estate di merda sono a piedi, e invece guarda da un mese là, da 2 o 3, sì, cioè, dopo un paio di mesi com'è cambiato tutto. Ah, fino ad aprile, a dirti la verità, aprile io ho guardato la prima gara a Vallelunga dal divano di casa mia a Bologna, dove studio, per cui pensavo, ma chissà, se fossi lì sicuramente potrei dire la mia. In effetti, poi da Monza in poi, Massimiliano Bravi dell'MVT mi ha dato l'opportunità di correre nello Stock 1000 nell'italiano e di far vedere qualcosa, penso. L'hai detta la tua tutte le volte, no? Mi sembra di ricordare. Hai fatto sempre molto bene, ma quello che è arrivato è molto di più di quello che ti potevi aspettare, no? Dopo l'adozione di Adopt a Rider. Beh, quello che è arrivato è sicuramente una grandissima opportunità con una squadra di livello massimo nel mondiale superbike come Tencate. Quindi dall'essere a piedi ad essere al mondiale il prossimo anno è la più bella soddisfazione, ma non ho finito ancora. Essere ingaggiato è un conto, ma poi bisogna anche continuare su questo passo. Beh, però sai, in un mondo dove le possibilità molti non riescono neanche ad averle, e dispiace perché ci sono tanti magari bravi, insomma, già avere la possibilità di dire la propria non è male, no? No, no, assolutamente. Io sono stato il primo ad aver avuto difficoltà durante la mia carriera nel correre e nell'avere a disposizione mezzi competitivi. Sono fortunato sicuramente già di correre e di fare questo sport, però in questi ultimi anni è diventata davvero dura e purtroppo non viene più premiata non viene più premiato il talento, ma serve oltre al talento qualcos'altro. Senti, però, al di là della sorpresa di quest'estate, insomma, che hai firmato, sì, così per Tencate è stato un po' un fulmine a ciel sereno, in realtà non è così, ve la siete covata bene, Sì, no? È da un po' che andate avanti. è da un po', sinceramente il primo contatto c'è stato già a giugno in occasione del Mondiale Superbike di Misano, dove abbiamo fatto le prime chiacchiere. Molto del merito di questo ingaggio va a Massimiliano Bravi, che è comunque il team manager che mi ha portato quest'anno alla ribalta dell'italiano, Manuel Cappelletti che lavorava già per Tencate, il prossimo anno sarà con me di nuovo, ma è lui che comunque ci ha dato i primi contatti, ed Enrico Dal Monte di Adopt a Rider. Quindi un lavoro che va avanti da giugno, tanti contatti, tante telefonate, la firma è arrivata ai primi di novembre, per cui abbiamo covata bene. Tu sei stato zitto, zitto tutto il tempo, cioè sapevi tutto, no? Speravi, sapevi, perché poi alla fine finché uno non firma non è detto, però sei stato zitto, zitto tutto il tempo e quindi avevi una bella spina nel sedere, nel senso che è da giugno che hai dovuto far bene tutte le volte perché sapevi che c'avevi questa spada di Damocle, sulla testa, come piace sempre dire a Max Biaggi. Beh, io sapevo, ma comunque dovevo ancora dimostrare. Sono partito subito forte, ho fatto subito podio la prima gara, però comunque dovevo ancora far vedere. Sapevo che c'era quest'asse nella manica da giocare e volevo comunque ancora dimostrare, volevo giocarmi il campionato come ho fatto fino all'ultima gara. Peccato quell'errore a Misano a settembre, però rincorrere secondo me non è sempre facile, anche perché con una gara in meno essere arrivati alla penultima gara a 5 punti di distacco credo sia un ottimo risultato. L'unico ad aver vinto due gare. Sì, no, ma su questo. Ma tu avevi concorrenti che tu sappia per andare in Tencate? Sapevi di qualcuno che stavano guardando come stavano guardando te? Non so, sinceramente non so. Noi abbiamo sicuramente iniziato le trattative molto presto e non so loro se avessero già addocchiato qualcuno o stessero osservando qualcuno. Sapevo di sicuro che Berger sarebbe andato via
il prossimo anno, quindi la moto si sarebbe, il posto si sarebbe liberato e quindi abbiamo sfruttato l'occasione, abbiamo iniziato le trattative molto presto. Non so se ci fosse stato qualcun altro in concorrenza con me. Senti, al di là del fatto che ti vesterai di bianco e verde pistacchio, come, che Non so. so, bisogna vedere il prossimo anno. Hands-free non ci sarà più, quindi. Ah, ecco, quindi cambia anche il colore. Non lo so, Beh, non è ancora male, questa cosa, è tutto fidati. incognito. Ma volevo sapere, ma per te, a te ti cambia un po' la vita, nel senso, voglio dire, entri nella cerchia di quei piloti che non hanno più pensieri dal punto di vista finanziario, nel senso che comunque, oppure continui ad avere dei dubbi, insomma, non voglio sapere quanti soldi ti danno, però voglio sapere se un po' sono cambiate le situazioni, nel senso che Tencate, un team di livello, come funziona per te, nel senso. Ma a dirti la verità, io non so niente di queste cose perché per fortuna mi sono affidato a Max Bravi, che è il mio manager, infatti da quest'anno lui chiuderà il team e seguirà il prossimo anno solamente a me, quindi saranno lui ed Enrico Dal Monte ad occuparsi della mia gestione, io non so niente. La mia vita è cambiata? Secondo me no. So solo che c'è tanta gente che mi richiede amicizia su Facebook, tante persone che mi vogliono contattare, che mi fanno complimenti, però io rimango sempre la solita persona. Noi ci Non. conoscevamo prima, io ero tuo amico prima, eh. Ti ho No, anche no, lo so. rotto il casco, quindi cosa vuoi di più? No, adesso poi c'hai uno sponsor, c'hai qualche sponsor nuovo, no? Fai questa cosa particolare, hai anche un brand particolare di casco nuovo, nel senso particolare che è atipico per i piloti, non siete in molti. Il brand nascente, l'anno scorso hai chiuso con quel brand lì, dai, mettiamola così, Sì, per il quest'anno. prossimo anno ancora non so, però quest'anno ho chiuso con il brand della Scorpion, dei caschi, ed è secondo me un casco innovativo, viste le sue caratteristiche tecniche, visto il cuscinetto che c'è all'interno dei guanciali. È Mister un. Helmet li ha recensiti tutti perché è una cosa molto strana, cioè è una cosa abbastanza tipica per un prodotto del genere, i guanciali gonfiabili che aderiscono alla faccia. Secondo me è una cosa di, cioè una cosa di sicurezza che può tornare utile. Poi se magari ci saranno anche dei piloti ad alto livello a testarli, potranno dare dei suggerimenti utili alla casa, no? Perché tanto è in gara che si fanno le cose più estreme, almeno credo. Comunque al di là di tutto è il tuo veramente un sogno strano, come succedevano anni fa e ultimamente sempre meno, no? Sì, è un sogno strano anche perché, a dir la verità, penso come alcuni dei piloti che stanno correndo attualmente nell'italiano, la fregatura l'ho presa anch'io qualche anno fa. Quindi, sinceramente, l'anno scorso avevo perso un po' le speranze e cominciavo a non crederci più. Non sei un bambino tu, no? Voglio dire, della 125 che ha No. 15 anni, no? Appunto, quindi vedevo che le occasioni piano piano stavano scappando, i treni stavano passando e invece quando meno me l'aspettavo è arrivata la chiamata di Max Bravi, è arrivato poi il contatto con Tencate, è arrivata adesso la firma, il comunicato ufficiale, quindi Che sono dal sempre meglio delle niente. chiamate di Mister Helmet, cioè, però comunque. Vabbè, però comunque fanno sempre piacere anche le tue chiamate. Senti una cosa, ma quando inizi a mettere le mani sulla Forse per moto? me inizierei anche adesso, però viste le temperature mi sembra un po' presto. Vai in Olanda, come funziona? Poi rimani qua, come fai questa? Perché loro sono in Olanda, no? Sì. Cioè, anche con lo studio, come ti organizzi lì? Lo studio secondo me diventerà il problema che passerà secondo me un po' in secondo piano, perché voglio concentrarmi molto bene per la prossima stagione. Sicuramente una grande occasione, sarà l'ultimo anno che potrò fare il mondiale Stock 1000, quindi devo sfruttare al meglio l'opportunità che mi stanno dando. Dai, fai conto di andare fuori corso, no? Voglio dire, c'è senso. Qualcosina spero, no, non tantissimo, spero a novembre del prossimo anno di laurearmi, se tutto va bene, se le gare permetteranno. Laurearmi in qualcosa, cioè o campione del mondo o. Prima sarebbe meglio campione del mondo, poi se arriva anche la laurea in economia aziendale va bene lo stesso. Sì, no, ma comunque, al di là di tutto, alla fine, ultimamente stanno emergendo sempre piloti.
non so se l'hai notato anche tu, che Anziani. hanno anche un po' di cultura, cioè che hanno un rapporto con lo studio e con la scuola un po' migliore di quello di qualche anno fa. Non so se l'hai notato. Sì, ma secondo me sono anche piloti un po' più grandi di età. Io quello che dico sempre anche ai ragazzini è di non mollare lo studio, perché comunque non è detto che tutti i ragazzi che iniziano a correre in moto possano fare questo di mestiere. Se un giorno questo sport non dà più da mangiare, non avendo studiato, cosa si fa? Quindi, secondo me studiare serve sempre, è un più. Auguro a tutti quanti di diventare piloti, di guadagnare, di divertirsi, però non sempre è possibile. Ed io, No. infatti, lo scorso anno mi sono dedicato molto allo studio, però. Non è che stai diventando noioso, anche il messaggio sociale, cioè non voglio dire, non lo so, No, ma è non vero. dico drogato, però insomma anche no, hai ragione comunque, devo dire che è una cosa che vale un po' per tutti, sai, anche per i giornalisti, per Ah, cui non sarebbe male se tutti quanti avessimo più di una chance su cui puntare. Anche matematicamente, voglio dire, è una roba normale, insomma, chi fa economia aziendale lo sa, però magari lo sanno anche quelli che giocano ai cavalli. Comunque, questo Natale, come hai paura di svegliarti tutto sudato, che non lo so, che magari è marzo, che ne so, voglio dire, No, no, non no. ci hai pensato mai a questa cosa? Sto sinceramente. Non credo sia un sogno, anche perché, viste le persone che si stanno complimentando con me, penso sia la realtà. E poi Natale lo passerò in famiglia e se riesco andrò qualche giorno a cavallo di Capodanno in montagna con i miei amici a divertirmi un po' e rilassarmi. E poi già i primi di gennaio ancora sotto con gli allenamenti e con la concentrazione. Sì, occhio, occhio, cioè preservarsi nel senso, po poche cazzate, te lo No, dice non ti uno che si è preoccupare, appena. che non voglio fare la tua fine. Ma la tua fine, come ti permetti? Io, Vabbè. sai la cosa brutta qual è per te? Che io anche col tendine rotto posso sempre fare grossi danni con la tastiera. Lo Quindi so, io. stai molto calmo e stai molto tranquillo con me, capito? Sì, Che non è ok. cambiato niente sotto quell'aspetto Allora lì, anzi, scusa. fai bravo. Ok. Senti, ti faccio gli auguri, bello, grazie dell'intervista. Adesso tu stopperai il tuo registratore video e mi Ok. manderai questo file. Beh, ovviamente. Non vuoi che te lo mando? Lo devo tenere per No, se lo tieni per te è me. inutile. Se lo mandi a me, magari può essere utile o dannoso, dipende da come va a finire. No, dai, Quindi secondo me decidi tu. sarà utile. Dai, sono bravo io, non sono No, anche io cattivo. non sono male. Ti faccio gli auguri, bello. Saluta i lettori di Mr. Helmet. Auguri a te Gianluigi, auguri a tutti quanti i lettori di Mr. Helmet. Spero di risentirvi la prossima stagione, spero che continuate a seguire le mie gare e la mia stagione mondiale nella Stock 1000 con Tencate. Ciao a tutti Tocca quanti. fare un bel fan club di Verdini, fatto serio, eh? Ci stava pensando qualche mio amico, si Allora stanno bisogna che ci fai organizzando. sapere come aderire. Va bene, va bene. Ciao, Ciao. ciao, ciao.